Brevissimo, prima di passare la parola ai relatori, che ringrazio, e voglio soltanto comunicarvi che oggi iniziamo una serie di seminari, per la precisione sono 4, che da qui a fine anno faremo su tematiche, diciamo, per noi vicino alla nostra passione. Oggi iniziamo con l'amministratore di condominio e specialista nel diritto condominiale. E chiaramente è un campo abbastanza interessante e che noi giovani ci vede protagonisti, diciamo, in tutta Italia. E quindi io passo subito la parola all'avvocato Gerardo Martino, che è presidente di MAPI, che è un'associazione di amministratori e proprietari di immobili, esperto nel settore. Allora, buongiorno a tutti, penso che mi sentiate con questo microfono qua. Io innanzitutto volevo presentare, sono Gerardo Martino, il presidente del MAPI, e volevo ringraziare il Collegio dei Geometri di Avellino nella persona del presidente, che saluto cordialmente, perché ci ha dato questa opportunità, un'opportunità non nuova, perché sono parecchi anni che noi collaboriamo con il Collegio dei Geometri. Nel 2001 ho fatto il primo corso per amministratore di condominio, che era, diciamo, un periodo in cui c'era sostanzialmente queste questioni condominiali, le problematiche del condominio non si erano sviluppate come si sono sviluppate grazie anche alla riforma del condominio che è stata approvata praticamente nel dicembre di quest'anno. E quindi dopo i ringraziamenti passiamo, noi abbiamo preparato delle slide, una presentazione in cui sostanzialmente svilupperemo un poco che cosa siamo noi e le nuove problematiche in materia condominiale. Ok, allora se abbiamo, io mi alzo così le leggiamo insieme e le vediamo un attimo. Perfetto, questo è il MAPI, diciamo, è la brochure che avete tutti quanti. Ok, andiamo avanti. Cos'è il condominio degli edifici? Ad oggi non esiste una definizione compiuta di condominio degli edifici, né nel codice civile né nelle numerose leggi speciali che si occupano di aspetti peculiari ad esso inerenti, ad esempio il tema di sicurezza degli impianti. Sostanzialmente, anche se il condominio è stato oggetto di una notevole riforma legislativa alla fine del 2012, ad oggi la legislazione attuale non ci dà una definizione compiuta di condominio. Andiamo avanti. Se cortesemente quando parlo mi metti l'immagine così la vediamo. Allora cerchiamo di capire un po' che cos'è praticamente il condominio. Nella tecnica costruttiva moderna, specialmente nei centri urbani, si è inteso realizzare edifici divisi in singole unità immobiliari di proprietà diversa, serviti da parti di proprietà comune, dando vita così al condominio degli edifici. I primi esempi di condominio si trovano anche in fabbricati dell'antica Roma definiti condominio. Quindi sostanzialmente il condominio è questo. Sono le classiche strutture che noi riconosciamo nella nostra costruzione civile moderna, delle strutture, dei fabbricati in cui associano la presenza di proprietà individuali, quindi singoli appartamenti, con delle proprietà comuni. Qual è la caratteristica di queste proprietà comuni? È che le proprietà comuni sono strutturate al servizio delle proprietà individuali, quindi hanno una funzione strumentale. Per fare un esempio molto pratico, senza le scale. Le scale non si può accedere all'interno degli appartamenti senza l'ascensore. Quindi questo è il condominio, un fabbricato complesso costituito da proprietà comuni e proprietà individuali. Allora, il condominio degli edifici trova la più compiuta regolamentazione del sistema legislativo italiano, del codice civile, raccolta di leggi, atti regolari e rapporti tra i privati cittadini. Il codice civile della Repubblica Italiana è stato promulgato con regio decreto del 16 marzo 1942 numero 262. Sostanzialmente la legge che si occupa di condominio del sistema giuridico italiano è il codice civile, che è la legge che voi tutti forse nella vostra professione trattate anche quotidianamente, cioè la legge che si occupa di regolare i rapporti tra i privati cittadini. Recentemente la legge 11 dicembre del 2012 numero 220, anche detta riforma del condominio, ha completamente rinnovato la materia, modificando diversi articoli del codice civile ed aggiungendone dei nuovi, al fine di adeguare la materia al contesto contemporaneo totalmente diverso dal periodo in cui fu promulgato il codice civile. Questo è vero, il codice civile, come abbiamo detto in precedenza, è datato, il condominio non era stato mai riformato, recentemente, praticamente nel dicembre del 2012, è intervenuta una riforma legislativa che ha oggettivamente modificato la materia.
In tempi meno recenti, in vero, l'incarico di amministratore dell'assemblea veniva conferito agli stessi condomini che avessero del tempo a disposizione, di solito gli anziani e i pensionati. E questo è vero praticamente. Prima l'amministratore non era un professionista, era l'amministratore di turno. Adesso, nella pratica attuale, è un vero professionista. Nel sistema legislativo attuale l'amministratore condominiale è destinatario di una serie di oneri legislativi che ne fanno una figura giuridica di natura pubblicistica. Le sempre maggiori esigenze della collettività, di leggi che tutelino e regolino la sicurezza dei lavoratori, la privacy, il risparmio energetico, una lotta all'evasione fiscale, l'indotto legislatore a responsabilizzare la figura dell'amministratore condominiale rispetto alla professionalità della figura. Questo è anche vero. Oggi come oggi l'amministratore è un vero e proprio professionista. Da qualche tempo l'incarico viene conferito a professionisti esperti in materie immobiliari in grado di assolvere alle numerose e gravi responsabilità scritte all'amministratore dalle leggi speciali, le norme in materia edilizia, di sicurezza degli impianti e di obblighi tributari come sostituto d'imposta. È ragionevole pensare che questi possano venire assolti in modo migliore dalle società di servizio, studi professionali e sociali, che nel loro ambito arruolano specialisti in diversi rami. Questo è anche vero, effettivamente la cosa migliore è che l'attività di amministratore sia eseguita da studi professionali associati, ossia all'interno dello stesso studio, mettere un commercialista, un avvocato, un geometra insieme all'amministratore che si possano occupare delle varie branche, delle problematiche che possano riguardare l'amministrazione condominiale. Andiamo avanti. Allora, quando in un condominio sono presenti più di 8 condomini, ossia 9, il codice civile prevede l'obbligatorietà della nomina di un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è effettuata dall'autorità giudiziaria su richiesta di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario. Sostanzialmente una notevole innovazione data dalla riforma del condominio è questa, cioè per oggi come oggi, per essere obbligatorio la figura dell'amministratore all'interno di un fabbricato, serve che in questo fabbricato ci siano almeno 9 condomini diversi. Quindi nei fabbricati in cui ci sono meno di 9 condomini, oggi come oggi non è obbligatoria la figura dell'amministratore. Questo perché? Perché l'obiettivo della riforma era quello di professionalizzare l'amministratore, quindi si è puntato sostanzialmente a individuare la professionalizzazione nella gestione di grosse strutture, di grossi fabbricati. Questo non significa che nei condomini dove ci sono meno di 9 condomini non ci sia bisogno di una figura che assuma certi obblighi, però questa figura non può essere definita amministratore. Quindi questo assioma può essere inteso così, amministratore uguale professionista. Secondo l'articolo 71 delle disposizioni di attuazione al codice civile, come modificato dalla riforma del condominio, possono svolgere l'incarico di amministratore coloro. E quindi vediamo che praticamente la riforma inizia a individuare che non tutti possono svolgere l'attività di amministratore, ma soltanto dei soggetti che hanno delle competenze specifiche. E quindi vediamo. Allora, chi può fare oggi l'amministratore di condominio? Chi ha il godimento dei diritti civili? Questo mi pare anche il minimo, perché far fare l'amministratore a una persona che non ha il godimento dei diritti civili sembrerebbe un paradosso. Quindi vediamo che poi la legge mette ulteriori limiti. Coloro che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica e il patrimonio, e per ogni altro delitto non corposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e al massimo a 5 anni. Quindi vediamo che la normativa si è fatta un po' più seria, perché delle persone che hanno avuto dei problemi con la giustizia per determinate materie, e quindi di reati contro il patrimonio, ed altro, sostanzialmente allo Stato non possono svolgere l'attività di amministratore di condominio. È normale che questo tipo di limitazione sia nelle sentenze definitive. Non parliamo di sentenze definitive in questo periodo, perché sennò si sarebbe. Allora, andiamo avanti. Che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, che non sono interdetti o inabilitati, il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari. Quindi vediamo praticamente che la normativa mette ulteriori limiti anche di riconoscimento sociale, perché una persona giustamente che è iscritta nell'ambito dell'elenco dei protesti cambiati non può svolgere questo tipo di attività, che è un'attività gestoria nella quale bisogna, oltre a gestire i beni altrui, gestire anche del denaro altrui, e quindi questo è un limite oggettivo e giusto che mette la normativa. E quindi adesso entriamo nello specifico e anche indirettamente un po' pubblicizziamo il corso che abbiamo avuto la fortuna di organizzare con il Collegio dei Giovani.
c'è un limite oggettivo che è dato dal conseguimento di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, quindi qui abbiamo un primo livello di specializzazione, quindi per svolgere l'attività di amministratore bisogna avere almeno un diploma finito. E qui andiamo nel vivo della questione, che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Quindi oggi per fare l'amministratore di condominio, a differenza di quello che succedeva prima del dicembre del 2012, bisogna almeno aver fatto un corso di formazione in materia condominiale. Quindi siamo arrivati a una vera e propria professionalizzazione della categoria. Non tutti possono fare l'amministratore di condominio, ma soltanto chi ha fatto un corso in materia condominiale. Se torniamo un attimo indietro. Vabbè, ecco, benissimo. Oltre all'attività di formazione primaria, è anche importante verificare l'attività di formazione secondaria, cioè che al nuovo amministratore di condominio post riforma è imposto anche l'obbligo della formazione periodica, come qualsiasi altro tipo di professionista, come voi fate con il vostro collegio. Praticamente non solo bisogna aver fatto questo tipo di formazione, ma bisogna continuare nella formazione in materia condominiale. Quindi vediamo che siamo arrivati al punto di arrivo di una vera professionalizzazione della categoria. I requisiti della lettera F e G del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Questa è una norma di chiusura, perché in ogni caso alla fine l'amministrazione di un condominio è una prosecuzione del diritto di proprietà, questo è tutelato dalla Costituzione, quindi la legge ha dovuto mettere questa norma di garanzia, di clausola finale, per dire anche gli amministratori, però io, cioè il fatto che si sia giunti a una professionalizzazione della categoria non significa che il singolo amministratore possa amministrare il proprio fabbricato. Quindi se un soggetto singolo amministra esclusivamente il proprio fabbricato, questa prerogativa è conservata dalla normativa e in questo caso non ha l'obbligo né di una formazione iniziale in materia condominiale né di una formazione permanente. Queste un po' qua sono le contraddizioni del legislatore italiano, che non mancano mai. Secondo quanto riportato dall'articolo 71 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, quanti hanno svolto l'attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell'arco dei 3 anni precedenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere F e G del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica. La legge ha inserito una nuova clausola di garanzia e ha detto: per coloro i quali hanno fatto gli amministratori per almeno un anno nei 3 anni precedenti all'entrata in vigore della normativa, non c'è l'obbligo della formazione iniziale, ma rimane l'obbligo appunto della formazione periodica. Quindi sostanzialmente si è voluto salvare, come succede in tutte le riforme epocali, si è voluto salvare la situazione di fatto. E vediamo questo signore tutto contento che si è risparmiato il corso di formazione. Allora, l'incarico di amministratore, questa è un'altra novità della riforma, l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. A differenza di prima, sostanzialmente, che l'incarico di amministratore durava un anno, la riforma l'ha portato a 2 anni, un anno più tacito rinnovo. Quindi c'è anche una certa stabilità, oggi come oggi, avviarsi alla posizione di amministratore di condominio conviene anche, perché di fatto è una professione stabile. Uno prende l'incarico, se si comporta bene, almeno per 2 anni mantiene questo incarico. Se si comporta bene è una considerazione da dire, perché la riforma ha imposto veramente, senza scherzare, notevoli responsabilità anche dal punto di vista fiscale e tributario all'amministratore, quindi è obbligatoria una regolamentazione, una gestione corretta del fabbricato. Sì? Secondo il medesimo articolo possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche le società di cui al titolo quinto del Codice Civile. Cioè un altro punto in avanti, passo in avanti della riforma, è dato dal fatto che oggi come oggi anche le società di capitale possono svolgere l'attività di amministratore di condominio. Quindi si può costituire un SRL, una società di servizi, e gestire dei fabbricati. In questo caso praticamente il responsabile legale della gestione del fabbricato sarà l'amministratore della società. Quindi SRL in persona dell'amministratore X, l'amministratore della società sarà l'amministratore del condominio, cioè sarà l'amministratore del condominio, la società amministrerà il condominio, però la responsabilità personale di tutte quelle conseguenze che derivano da eventuali violazioni di leggi faranno capo all'amministratore della società. Qua vediamo un tavolo dirigenziale.
che cos'è che cosa fa di fatto l'amministratore? Andiamo un po' più nello specifico. L'ufficio realizza un rapporto di cooperazione della tutela di alcuni interessi del singolo condominio, interessi peculiari mirati all'esercizio di diritti strumentali diretti alla collettività dei condomini in via indiretta all'interesse del singolo. Da ciò deriva l'autonomia dei poteri di gestione e di indirizzo, svincolata dagli specifici indirizzi del singolo condominio e anche del potere indirizzato in contrasto con le aspettative di quest'ultimo. Questo è tutto un giro di parole per dirvi che l'amministratore di fatto tutela gli interessi collettivi, cioè tutela gli interessi della collettività condominiale. E quindi questo tutelare gli interessi della collettività condominiale lo può portare anche ad andare contro gli interessi del singolo condominio, quando gli medesimi confliggono con quelli della collettività. Classico esempio è quando l'amministratore deve agire giudizialmente per il recupero delle quote condominiali del condomino moroso. In questo caso, anche se il condomino moroso è il suo mandante e quindi lui di fatto, in termini un poco non proprio che c'entra l'argomento, però potrebbe risultare un suo dipendente, anche in quel caso l'amministratore potrà agire nei confronti del suo mandante e praticamente portarlo davanti al giudice per il recupero delle quote condominiali. Quindi, la finalità dell'amministratore è quella di gestire una collettività, di gestire un bene e di gestire una collettività. Questo è ciò che scappa dopo che il condomino lo sta rincorrendo, insomma, perché l'ha portato in tribunale. La professione di amministratore, oltre a richiedere specifiche competenze giuridiche, tecniche, amministrative e gestionali, quindi vediamo a che cosa siamo arrivati, a che punto di specializzazione siamo arrivati, impone anche spiccate capacità relazionali, sia in funzione dei rapporti con le aziende e i lavoratori autonomi, fornitori di servizi, sia in funzione delle relazioni con i condomini. Di fatto l'amministratore è una persona che parla con le persone, parla con i fornitori e parla con i condomini. Purtroppo, se non si hanno spiccate capacità relazionali, ossia se non si ha la capacità di relazionarsi con il proprio prossimo, è difficile fare questo tipo di attività, perché le pressioni sono tante, stai al centro di conflitti quotidiani e quindi per svolgere questo tipo di attività serve una persona che abbia la capacità di relazionarsi con i propri simili. Okay, questa non ha la capacità, quindi si fa questa brutta fine. Ok. Il condominio è una condivisione, e quindi vediamo un attimo perché servono queste attitudini. Il condominio è una condivisione forzata di spazi che costringe a rapporti interpersonali non correttamente distanziati. Purtroppo è così, cioè vivere in condominio non è la natura dell'essere umano e noi siamo costretti, nostro malgrado, a convivere con delle persone che sempre non c'è un rapporto di simpatia reciproca e quindi diciamo nella quotidianità siamo costretti a questa convivenza forzata. Dietro il paravento di presunti interessi materiali si innescano motivazioni cognitive relazionali che guidano effettivamente i comportamenti degli interessati. Le problematiche diventano insormontabili, si affrontano questioni di principio e nascono forti stati di conflitto determinati da disposizioni negative nei confronti dell'altro condominio, che diviene proiezione di emozioni negative. Cioè noi pensiamo che nel condominio si combatte quotidianamente per questioni di interesse. Ma non è così, l'interesse è una questione secondaria. Purtroppo nascono nella quotidianità, nella convivenza quotidiana dei conflitti personali. Questi conflitti aumentano col tempo, diventano sempre più difficili e quindi si fa una guerra continua, una lotta continua. E l'amministratore purtroppo è al centro di questa lotta, quindi deve essere lui capace di disinnescare tutte le mine che possono nascere quotidianamente dalla convivenza condominiale. Deve essere capace perché è una sua istanza di sopravvivenza. Se l'amministratore non è capace di fare questo, purtroppo è costretto a non sopravvivere all'interno del fabbricato. Infatti lui non sopravviverà. Allora, l'amministratore di condominio deve quotidianamente confrontarsi con conflitti tra i condomini. Con l'alibi di presunti interessi materiali si innescano motivazioni cognitive relazionali che guidano effettivamente i comportamenti degli interessati. Cioè le persone purtroppo si muovono nel conflitto per motivazioni interne. Da ciò nascono forti stati di conflitto determinati da disposizioni negative nei confronti dell'altro condomino, che diviene proiezione di emozioni negative. Si punta un condomino, diventa la nostra proiezione, tutte le nostre negatività, e nasce il conflitto quotidiano. Che sembrerebbe un discorso legato a due persone, però non è così, perché nella pratica, insomma, dopo tanti anni di questa attività, ci si rende conto che questi conflitti individuali tendono a convogliare tutto l'intero fabbricato e tutti i condomini vengono coinvolti purtroppo in questi conflitti che poi hanno dei costi sociali. Prima che intervenisse la mediazione avevano nel passato dei costi sociali molto alti, perché le cause di condominio sembrano delle banalità, però all'esito, dopo anni di questa causa,
sicuramente si presenterà un conto che sarà notevole per la collettività condominiale. L'amministratore, l'amministratore è perennemente al centro dei conflitti quotidiani e se non ha spiccate capacità di mediazione tende a diventare anche gli attori della conflittualità. Questa è una cosa che i professionisti dovrebbero evitare. Purtroppo il limite dell'amministratore interno, di quello che per anni ha gestito nella nostra realtà italiana i fabbricati, è quello che egli, se non ha queste spiccate capacità relazionali, si lascia coinvolgere anche lui, cioè un amministratore non un professionista, tende a lasciarsi coinvolgere anche lui in questi diatribi quotidiani e diventa un vero e proprio attore di questa conflittualità, cioè anche lui entra con tutto il suo bagaglio di frustrazione, di motivazioni personali e alla fine diventa uno, invece di essere un terzo che tende a mediare queste questioni, diventa un attore di questa conflittualità e alla fine, come dire, è negativo per lui perché all'attività di amministratore che è pur sempre una professione e quindi una professione deve rimanere, i condomini devono stare da una parte, noi facciamo i professionisti e siamo dall'altra, mai diventare attori in prima persona delle guerre che si svolgono all'interno del condominio. Allora, quando viene sollecitato per dirimere un conflitto tra condomini o quando dall'esercizio delle proprie attribuzioni entra egli stesso in conflitto con i condomini, l'atteggiamento positivo non è cercare la ragione o il torto, ma cercare una soluzione che soddisfi le parti. Un po' qua ci riallacciamo ai prossimi relatori che ci parleranno della mediazione. Questa è la finalità, cioè di cercare di trovare una soluzione che tenda a accontentare un po' tutti. L'amministratore di condominio deve mediare in continuazione, aiutare i condomini nel percorso di consapevolezza che tende a stemperare le tensioni, ridurre al minimo il pericolo che il conflitto sia grave e tende a incentivare reazioni violente, aggressioni fisiche e dispute verbali che purtroppo specialmente nel momento clou della guerra condominiale che è l'assemblea tendono a sfociare. Quindi è quello il momento fondamentale in cui l'amministratore deve dare il meglio di se stesso e deve cercare di mediare le conflittualità che possono sfociare in atteggiamenti violenti. Gli amministratori di condominio devono imparare ad essere assertivi. Per essere assertivi bisogna gestire i rapporti interpersonali senza lasciarsi vincere dalle emotività. Devono imparare a confermare la propria valutazione in ordine a una questione controversa, anche se contraria a quanto riscontrato dal proprio interlocutore, cercando di mantenere un rapporto positivo con il medesimo, imparare a comunicare apertamente, rinunciando a timori e riserve mentali. Sentirsi alla pari col proprio interlocutore. Cioè l'amministratore di condominio deve essere pronto, fermo a subire l'aggressione del condomino. Deve stare sereno, essere assertivo, sentire le ragioni, valutare se queste ragioni hanno un principio di giustificazione e valutare se queste ragioni sono contemperate a quelli che sono gli interessi della collettività condominiale, avere sempre la finalità di tutelare il condominio nella sua collettività. Abbiamo quasi fatto, la missione di condominio, oltre a dirimere rapporti interpersonali potenzialmente conflittuali, ha un'altra funzione. E qui entriamo brevissimamente nell'altra ulteriore funzione dell'amministratore. Quindi l'amministratore è di fatto un mediatore, però l'amministratore è anche un manager, perché l'amministratore, specialmente nel mondo moderno, deve imparare a gestire il condominio come un'azienda, individuare gli obiettivi del fabbricato, gli obiettivi della collettività e portarli a termine. Gestire i servizi comuni e le manutenzioni del fabbricato. Il termine amministratore deriva dal verbo amministrare, dal latino amministrare, quindi essere a servizio. Io sono a servizio della collettività condominiale, mi pongo un obiettivo, la ristrutturazione, e gestisco la ristrutturazione con il principio fondamentale del rapporto qualità-prezzo. Assicuro una qualità del servizio ai miei amministrati con un buon prezzo, un'ottima qualità con un buon prezzo di realizzazione. E quindi vediamo questa amministratore che sta guidando i suoi amministratori. Il management è la direzione di un'attività, termine derivato dal verbo to manage, gestire, coordinare, che indica la definizione degli obiettivi di un'entità e la guida, la conquista dei medesimi, attraverso l'impiego delle risorse economiche disponibili, particolarmente delle risorse umane. Quindi l'amministratore che deve fare? L'amministratore è un manager, perché lui gestisce i collaboratori del condominio e quindi gestisce le risorse economiche e le risorse umane che sono a servizio del fabbricato. L'idraulico, l'impresa di pulizie, tutte queste persone che si occupano della gestione del fabbricato medesimo e deve essere capace di gestire, deve sviluppare tutta una serie di capacità affinché il condominio amministrato possa avere il massimo dei servizi possibile con il costo programmato per quei servizi. Nel condominio il management realizza la gestione dei servizi comuni e la manutenzione del fabbricato, contemperando il valore dei servizi forniti ed il costo dei medesimi con un buon rapporto qualità-prezzo. Questo è fondamentale, un buon rapporto qualità-prezzo, buoni servizi con un prezzo accettabile.
questi sono i nostri amministratori con i collaboratori. Le ultime due slide, arriviamo brevissimamente, così diamo in là le persone che ci saranno, i relatori che ci seguiranno, per parlare della mediazione in condominio, anche un po' per ricollegarci a quello che è l'oggetto del corso, quindi amministrazione e mediazione. Con l'approvazione del decreto legge numero 69 del 2013, convertito con la legge, va bene, la mediazione ritorna in condominio. Il nuovo articolo 71 quadro delle disposizioni di attuazione del codice civile, mai entrato in vigore, sarà attuato. Ora che il decreto del fare ha inserito la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità anche nelle cause condominiali. Per avviare un giudizio in materia di condominio bisognerà obbligatoriamente sperimentare la mediazione obbligatoria. Quindi abbiamo visto che praticamente il decreto del fare ha inserito come obbligatorio il tentativo di mediazione per quanto riguarda le cause condominiali. E questa è una svolta, perché le cause condominiali rappresentano un'alta percentuale del contenzioso attualmente nei tribunali. Il contenzioso che io mi prendo la responsabilità di quello che dico, purtroppo con i sistemi classici della gestione del contenzioso è difficilissimo da gestire, perché è un contenzioso in cui le parti vogliono partecipare, vogliono avere un rapporto diretto con il giudice, vogliono esporre quelle che sono le motivazioni, che abbiamo detto in precedenza molte volte sono motivazioni psicologiche. È un contenzioso che la struttura contemporanea della struttura, diciamo, della amministrativa, del giurisdizionale, non è in grado di gestire, perché purtroppo quello che si lamenta, già noi purtroppo come avvocati abbiamo difficoltà a rapportarci con il tribunale, con i giudici, quindi tenendo conto i cittadini. E quindi praticamente la mediazione in questo campo potrebbe essere una svolta per avere una funzione proprio di temperare quelle che sono le tensioni che crescono, che vanno a sfociare in un sistema giurisdizionale che non è più in grado oggettivamente di gestire questa mole di contenziosi che vi arrivano. Secondo la legge di riforma per controversie in materia di condominio, per cui si prevede l'obbligatorietà del tentativo di mediazione, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 1117 e 1109 del codice civile e da 61 a 72 delle disposizioni per l'attuazione del medesimo codice. Quindi praticamente tutta la materia condominiale andrà sotto questo cappello, diciamo, della mediazione, e quindi sarà effettivamente una svolta in questo campo, perché non è un approccio settoriale alla problematica, ma è un approccio omnicomplessivo. Nel proprio oggettivamente, il tipico azione, diciamo, di impugnazione delle delibere condominiali, che era un'azione tipica che si svolgeva in tribunale, cioè il condominio fa una delibera, io condomino non sono d'accordo, mi rivolgo al giudice per affinché dichiari l'annullabilità o l'annullità di questa delibera. Questo di fatto, senza un approccio preventivo alla mediazione, non si potrà più fare. Cioè io quando ritengo che un deliberato assembleare lede i miei diritti, dovrò obbligatoriamente rivolgermi a un organismo di mediazione. E quindi vedete che potenzialità, diciamo, notevole, storica, ha questo tipo di approccio. Va bene, allora io concludo qua. L'ultima cosa, volevamo soltanto con un video praticamente fare una sorta di brevissima pubblicità di quella che è il nostro movimento e del corso che faremo in collaborazione con il Collegio dei Geometri. Allora. Questo video, insomma, spiega un po' che cosa facciamo noi. Abbiamo fatto, quindi diciamo questo è il messaggio finale, iscrivetevi in molti al corso.
Grazie Avvocato Martino. Passo la parola all'Avvocato Caldarazza, che è specialista nelle liti condominiali. Specialista nelle liti condominiali. Buongiorno a tutti, e mi rientro con il ritorno molto gradito tra le altre cose. Buongiorno Presidente, buongiorno Enzo, grazie per la relazione saggia e dotta di chi mi ha preceduto. Chiaramente dopo una reazione del genere io non posso che dare un taglio prettamente pratico a quella che è la questione del condominio oggi. Quanti amministratori di condominio ci sono qui in sala? Cioè, coloro i quali non amministrano solo il proprio condominio ma anche altri condomini. Lei? Spero che dopo questo intervento tutti vogliano diventare amministratori di condominio. Non lo spero, non lo sono sicuro. E sapete perché ne sono sicuro? Perché il condominio con la riforma del 220 del 2012 è diventato una miniera d'oro. Prima non lo era, adesso con l'apertura alla professionalità è una miniera d'oro. È il Condrike del ventunesimo secolo. E sapete perché? Perché ogni riforma, ogni aspetto della riforma, sia quella che riguarda le parti comuni, sia quella che riguarda le modalità d'uso delle parti comuni, che quello che riguarda l'assemblea, che quel che riguarda l'amministratore e il condominio in sé, apre delle prospettive inimmaginabili prima. Vi do dei numeri. Sapete quante sono le famiglie nel condominio in Italia? 17 milioni. Per 22 milioni di unità immobiliari nel condominio, gestite oggi da 25.000 amministratori professionisti e 300.000 amministratori non professionisti. La finalità della norma è quella di far crescere il numero di amministratori professionisti e far diminuire in maniera sensibile quello degli amministratori non professionisti, perché questi numeri sono numeri grandi. Ogni famiglia oggi in Italia, in media, sviluppa ricchezza all'interno del condominio per 900 euro. Fate 900 euro per 17 milioni, è roba di 20 miliardi di euro. E chiaramente questi 20 miliardi di euro sono mal gestiti, si perdono e devono essere sviluppati in maniera diversa. Per questo nasce questa riforma a distanza di 70 anni dalla precedente, per dare la possibilità agli amministratori capaci, bravi, formati e aggiornati di creare business all'interno del condominio, per il condominio e per se stessi. Esempio, articolo 1 della nuova norma, parti comuni. Modifica dell'articolo 1117 del codice civile. Per la prima volta vengono elencate in maniera analitica le parti comuni del condominio. Sapete qual è la conseguenza? Che non ha più ragion d'essere l'avvocato amministratore del condominio. Quanti avvocati ci sono qui, tranne i relatori? Oggi l'avvocato, meglio fino a ieri, era l'amministratore di condominio perfetto, perché poteva gestire quei due aspetti, cioè la dottrina e la giurisprudenza di cui era tutto, che gli servivano per regolamentare il regime delle parti comuni. Oggi tutte le parti comuni sono esplicitamente indicate nell'articolo 1117, per cui non c'è più bisogno di applicare quelli che sono gli strumenti che hanno avvocato, ovvero la dottrina e la giurisprudenza, per definire esattamente quali sono le parti comuni. Vi siete fatti fuori un competitore importante. Articolo 3 della legge 220 del 2012, regolamentazione delle parti comuni, modifica dell'articolo 1118. Cosa significa questo? Prima, per il condominio, si applicava il principio della comunione. Chiunque fosse condominio all'interno di un plesso immobiliare poteva utilizzare i beni comuni in maniera indefinita, illimitata. Oggi la può utilizzare in maniera proporzionale a seconda di quello che sono i millesimi di condominio che ha di competenza. Sapete cosa significa? Nuove tabelle millesimali. Perché oggi, se io ho più millesimi di condominio rispetto al mio vicino di casa, posso avere un parcheggio più grande, posso utilizzare la lavatrice comune di più, posso avere di più rispetto al mio vicino i proventi dell'allocazione dei beni comuni. Nuove tabelle millesimali da stilare, nuovo lavoro. Ancora, articolo 5 della legge 220 del 2012, modifica dell'articolo 1120, modalità d'uso del condominio. Oggi i due terzi dell'assemblea condominiale può modificare la modalità d'uso, significa nuove perizie, ancora altro lavoro. Significa oggi il concetto di supercondominio,
nuove iterazioni sociali e ricchezza che si sta creando all'interno del condominio. E a svilupparlo oggi sono quei 25.000 amministratori professionisti, il cui numero deve crescere sensibilmente. Ancora, sito internet del condominio. Il sito internet del condominio vi apre possibilità inimmaginabili, vi apre la finestra sul mondo, vi apre possibilità di interazioni sociali con imprese che si possono convenzionare col condominio, con professionisti, con artigiani, oltre chiaramente a dare la possibilità di poter subito sapere da parte dei condomini quanto spendono, quanto spenderanno all'interno del condominio, oltre a poter pagare direttamente con il conto dedicato, che oggi è obbligatorio nel condominio, il canone mensile. Sapete cosa significa sviluppare oggi una rete di artigiani e professionisti per un amministratore di condominio? Significa sviluppare il proprio cross-selling. Non ho detto una cattiva parola. Sapete qual è la differenza tra l'upselling e il cross-selling? Ve lo spiego brevemente. Io sono un avvocato. Sono, come ha detto Enzo, indegnamente specializzato in liti condominiali e specializzato in diritto tributario. Si presuppone che in queste due materie possa dare un servizio migliore rispetto agli altri miei colleghi. Qui do un qualcosa in più nell'ambito delle mie stesse capacità professionali. Faccio upselling. Io sono avvocato, ma sono anche mediatore e sono anche formatore in materia di mediazione e arbitrato, ovvero ho delle ulteriori esperienze rispetto a quelle mie professionali. Quindi apro il ventaglio dei servizi che posso dare, faccio cross-selling. E oggi il cross-selling è quello su cui c'è il business nel condominio. Volete sapere come? Quanto si spende per unità immobiliare? Quanto guadagna per unità immobiliare oggi l'amministratore di condominio, in media? Datemi una cifra. Da 4 a 11 euro al mese, ad Avellino 6 euro. Per una media di unità immobiliare in condominio di 13 unità. In media, oggi, un amministratore da un condominio guadagna 78 euro al mese, cioè all'incirca 950 euro all'anno. Via fare amministratore di condominio, tutto sommato, con tutto sto casino, la gente che ti rincorre per le scale. Attenzione, vi do un altro dato, ed è un dato storico. Oggi ci sono delle imprese francesi e canadesi, l'SRL di cui vi dicevamo prima, che oggi possono investire nel condominio, che stanno venendo in Italia e stanno facendo delle valutazioni sui risparmi dei condomini. Vanno nei condomini e dicono: ti dico io quanto risparmiate. Lo sapete quanto si prendono per fare questa valutazione del condominio? Non si prendono niente. E poi si candida automaticamente per diventare amministratore di condominio. E vi faccio una domanda: questa gente che sviluppa cross-selling, cioè sviluppa business in maniera imprenditoriale, in maniera industrializzata, facendo al massimo quelle che sono le proprie possibilità in termini economici, in termini di tempo e praticamente in termini di qualità, cioè danno il non più sultra della qualità. E sapete quando si prendono a unità immobiliare questi signori per amministrare i condomini? Dite una cifra. Niente. Non si prendono niente, assolutamente nulla, zero, niente, nada de nada. Oggi una società francese ha preso 3.000 condomini a Roma, nella zona orientale, da piazza Bologna a Salle di Fiera Luis. Li ha presi tutti lei. E che sono scemi questi francesi? No, sviluppano cross-selling. Lo potete sviluppare anche voi cross-selling. E vi dico come. La base dei servizi oggi in Italia, delle prestazioni di servizi, ma nel mondo in generale è sempre stata così, la ruota che muove i servizi è la capacità da parte di chi li eroga di poter sviluppare business attraverso la compravendita di prodotti. Oggi l'avvocato esiste perché esiste l'imprenditore che gli dà l'incarico, il geometra esiste perché chiaramente bisogna costruire un bene, bisogna costruire un immobile, e quindi c'è chi compra e c'è chi acquista. Se
il professionista riesce a inserirsi in questa catena ottimizzando i tempi e i costi, riesce a sviluppare il business. Esempio: sapete quanto costa in un condominio di 15 appartamenti? Sapete quanto sviluppa in termini di kilowattori un condominio di 15 appartamenti all'anno? Sempre 5, date un numero: 24.000 kilowattori. Sapete anche che il mercato dell'energia è un mercato aperto, una concorrenza perfetta, giusto? Oggi chiunque abbia i requisiti può entrare nel mercato dell'energia. 10 condomini che si mettono insieme, sapete quanto sviluppano? 24 per 10, 240.000 kWh. Però c'è una particolarità. C'è una particolarità. Che oggi, con la bolletta energetica, 24.000 kWh sviluppati in un solo condominio hanno un costo X. 240.000 kWh sviluppati da 10 condomini convenzionati hanno un costo X per 10 fratto 3. Oggi la bolletta energetica, se si mettono insieme tre condomini, scende di un terzo. E questa è l'economia che si crea all'interno del condominio. Il mercato agroalimentare. Sapete quando sviluppa Avellino e Salerno in termini di mercato agroalimentare? Cioè, quanto spendiamo noi tra Avellino e Salerno per mangiare? 1 miliardo di euro l'anno. Avete mai sentito parlare di produzione a chilometro zero? Avete mai sentito parlare di gas, gruppi di acquisto solidale? Ve li spiego io. Il gas, il gruppo di acquisto solidale, è un insieme, spesso associazione, di persone che si mettono insieme per acquistare beni. Spesso si trova all'interno dello stesso condominio, perché possono acquistare dalla grande distribuzione direttamente, risparmiando il 30% dei costi. Un amministratore bravo, capace, formato e aggiornato, questo lo sa e lo sviluppa all'interno del proprio condominio. La produzione a chilometro zero, sapete che cosa significa? Significa che oggi, questo è un progetto della Coldiretti del 2011, gli agricoltori cercano di arrivare direttamente col proprio prodotto sulle tavole dei consumatori, saltando la catena distributiva, perché la catena distributiva si mangia l'80% dei costi. Un amministratore bravo oggi, questo lo sa, ma deve essere bravo, capace, formato e aggiornato per saperlo sfruttare. Infatti, in molte parti d'Italia oggi non si danno più i magazzini in locazione a terzi, li si utilizza per stipare lì la roba che viene direttamente dai campi. C'è un risparmio del 40% sui costi dei beni, c'è un maggiore controllo sulla catena della qualità perché sai dove acquisti e sai da chi stai acquistando. È business, è ricchezza. Il fotovoltaico. Mi direte, è finito il mercato del fotovoltaico perché sono finiti gli incentivi, giusto? Non è vero, il fotovoltaico conviene perché economicamente ti abbatte la bolletta. E vi chiedete perché non c'è un solo condominio qua ad Avellino che i pannelli fotovoltaici sono per il condominio? Che non ci sono amministratori che l'hanno detto, non sono amministratori che sono riusciti a sfruttare questa opportunità straordinaria, ma un amministratore bravo, capace, formato e aggiornato, questo lo sa e sa sfruttare anche questo tipo di business. Il mercato dell'assistenza agli anziani, oggi questo è un mercato. I signori francesi di cui prima stanno costituendo cooperative di artigiani, come abbiamo detto prima, perché questi possono intervenire immediatamente nei condomini convenzionati, quindi abbattendo i costi con delle tariffe fisse, e ci guadagnano anche sopra. Perché, come abbiamo detto prima, lo spirito oggi delle società di servizio, di chi dà servizio, è entrare nel business dell'acquisto e della vendita, della compravendita, e chiaramente mettendo in collegamento la domanda con l'offerta, creare business per gli altri e per sé. E allora facciamo un ragionamento un po' diverso. Ragioniamo come hanno ragionato i francesi. Abbiamo detto prima, un condominio di 13 unità immobiliari, quanto frutta annualmente l'amministratore di condominio? Abbiamo fatto una cifra, cioè 900 euro. Enzo, qui sono 3 anni, non abbiamo una casa. 900 euro. Facciamo adesso quest'altro calcolo. Se ad amministrare questo stesso condominio un amministratore bravo, capace, formato e aggiornato, questi è in grado di mettere in collegamento domanda e offerta, far risparmiare i propri condomini. Abbiamo detto che mensilmente, all'interno del comparto condominio,
si investono da parte delle famiglie 960 euro in anno mediano. Moltipliamo questo per 12, abbiamo all'incirca 12.500 euro all'anno che ogni famiglia spende in media, condomini ricchi e condomini poveri, condomini ricchi e condomini poveri, all'interno del comparto del condominio. Questi 12.500 moltipliamoli per i 13 condomini, arriviamo a 156.000 euro. Un condominio oggi in termini di ricchezza vale 156.000 euro. Un amministratore che riesca a fare cross-selling si prende una percentuale su ciò che, sui contatti che riesce a creare. Mettiamo un 5%, molto onesto questo amministratore. Il 5% di 156.000 euro quant'è? 7.800 euro. Questo condominio amministrato in questo modo frutta 7.800 euro. Ma questo chi lo sa fare? Non tutti. L'amministratore è bravo, capace, formato e aggiornato. L'amministratore oggi, non il non professionista che non si fa il corso perché dice vabbè che me ne frega a me, tanto io sono amministratore di diritto. Quello Massimo forse, sa fare il bilancio consuntivo, ma probabilmente neanche. Oggi lo sa fare un amministratore che capisce qual è la vera ricchezza che si sviluppa all'interno del condominio. Mediazione. L'incidenza della mediazione all'interno del condominio è stravolgente. Secondo i dati ministeriali oggi, il 40% delle liti condominiali possono essere affrontate e risolte in mediazione. 40%. Sapete in media una lite condominiale con tre parti in causa? Quanto costa? 7.500 euro. E sapete invece quanto costa una mediazione in cui c'è l'accordo delle parti, quindi le parti che si stringono la mano e si raggiunge quindi questo obiettivo anche in base sociale? 2.300 euro. Un terzo. Ma chi è che può enfatizzare, chi è che può promuovere il discorso della mediazione all'interno del condominio? Un amministratore bravo, capace, formato e aggiornato, che sa come utilizzare gli strumenti che ha a propria disposizione per poter far sì che la gente venga in mediazione. La domanda è: noi abbiamo detto che l'amministratore deve essere bravo, capace, formato e aggiornato, ma chi è questo amministratore bravo, formato, no, capace, formato e aggiornato? No. Tecnicamente ci ha detto quali sono i requisiti del collega in maniera splendida per essere amministratore di condominio. Io vi voglio dire invece, a mio avviso, quali devono essere i caratteri peculiari dell'amministratore di condominio. L'amministratore di condominio oggi deve ragionare e sapere di diritto, in quanto quantomeno deve conoscere e sapere interpretare il codice civile, deve sapere di matematica. Perché deve saper stilare un bilancio sia finale che consuntivo per l'anno dopo, e deve sapere di estimo, perché per le parti comuni chiaramente deve saper consigliare i condomini a cui si riferisce. Io sono un avvocato, potenzialmente un amministratore, però vi posso dire che sul diritto forse posso sviluppare una situazione di absence, perché ne saprò qualcosa in più, ma non so assolutamente niente di matematica, non so assolutamente nulla di estimo. Voi l'estimo lo conoscete, siete maestri, diritto l'avete studiato, matematica l'avete studiato. E allora pensate che questo business, che oggi in media vale 7.800 euro a condominio, può essere il vostro business. Potete entrare tranquillamente e che avete sbagliato a non pensarci più. Perché aumentate la professionalità in quanto date servizi integrati rispetto a quelli che date oggi? Perché riuscite a dare un servizio vincente, perché entrate nella casa della gente. Oggi il professionista vincente è quello che riesce a entrare nelle case della gente. Pensiamo alla questione della certificazione energetica. L'articolo 8 modifica anche quelli che sono i presupposti per richiedere i certificati energetici all'interno del condominio. Basta un terzo dell'assemblea di condominio. Ma chi è il certificatore? Il geometra è il certificatore di classe A. Voi lo sapete. Io no, non lo so. Quindi pensate un po' che come, sì, in termini di acida, quanti api fanno gli architetti? Quante api fanno? Un alveare.
gli architetti sacri. Allora praticamente vi invito ad essere, oltre che ottimi professionisti quali siete, anche gli amministratori, che siano bravi, capaci, formati e aggiornati. Grazie. Grazie all'avvocato Materazzo. Adesso passo la parola all'avvocato Domenico Festa, che è il dottore della materia di diritto civile presso l'Università di Giuseppe di Napoli. Grazie a tutti e ringrazio Enzo per avermi invitato. Io qua mi sento a casa perché comunque sono un diplomato nel 97 in geometra, laureato in giurisprudenza presso la Federica II, docente in ambito di conciliazione e formazione presso l'Università Luzio di Roma. Insieme all'avvocato Cantarazzo siamo stati consulenti di vari organismi sia pubblici che privati e brevemente oggi qua non so farvi una lezione perché non mi sento di fare una lezione alla mia famiglia. Più che altro vi voglio illustrare un'altra opportunità di lavoro seguendo quella che è stata la lezione dell'avvocato Cantarazzo nell'ambito della conciliazione, perché noi geometri abbiamo una marcia in più. Ve lo dico perché insieme torniamo da un'esperienza nazionale, abbiamo girato quasi tutti i collegi dei geometri, ingegneri e gli architetti, i più presenti sono stati sempre i geometri, e ho avuto la possibilità di conoscere un grande geometra, il geometra Merlino, colui il quale oggi ha costituito un'associazione nazionale e interviene, protezione civile, dove interviene, i primi essere chiamati in ambito dei terremoti, dei sismi, sono i geometri. A me questo mi rende orgoglioso di essere geometra. Io oggi vi voglio dare la possibilità, con la mediazione, di far sì che il geometra sia colui che investa la toga, perché potete gestire il primo grado di giudizio, perché voi siete coloro i quali sanno di tutto e hanno l'occhio più lungo rispetto agli ingegneri e agli architetti, i quali si pongono su dei livelli alti, in modo particolare gli ingegneri, senza scendere di gradino. La mediazione, come voi sapete, è stata interrotta con una sentenza della Corte Costituzionale e entrata in vigore nuovamente il 23. Chiederei all'avvocato Cantarazzo di mettermi direttamente le materie. Le materie di competenza della mediazione sono la responsabilità medica, con dominio di diritti reali, l'ambito dei diritti pubblici. Vabbè, no, la vedo da qua, dai. Noi ci sappiamo. Allora, vi dico direttamente quali sono le materie di competenza. Sono responsabilità medica e sanitaria, condominio, diritti reali, divisione ereditaria, scioglimento di comunione, riconfinamenti, lavori pubblici perché entra nell'ambito della, con un decreto cessato, contenziosi in materia bancaria, assicurative e finanziarie. Voi sicuramente sapete che nell'ambito della responsabilità medica e sanitaria chi è che potrà reperire una conciliazione in tal senso? Di certo non i geometri, di certo neanche gli avvocati, quindi sarà sicuramente un medico come conciliatore e avrà come consulente un avvocato. Oggi spesso è capitato che il tecnico, in modo particolare il geometra, sia stato colui il quale ha coadiuvato l'avvocato. Oggi, se mi permettete di dire, sarà l'avvocato a coadiuvare il tecnico. Cioè, nell'ambito del condominio, chi è che sa dire se un'infiltrazione d'acqua dal piano di sopra, cioè è infiltrazione d'acqua che deriva, lo può dire un avvocato? No. Chi lo può dire? Io penso un geometra. Sa benissimo distinguere se quella è un'infiltrazione d'acqua, sa benissimo trovare una soluzione a quel caso. Il geometra sa benissimo se questo appartamento può essere diviso in due unità abitative e quindi risolvere una divisione ereditaria. L'avvocato lo sa fare questo? No. L'avvocato gli hanno dato il contentino, il cosiddetto contentino. Perché è stata interrotta? Perché hanno fatto questo ricorso? Perché l'avvocato dice, siccome dalle stime il 40% di queste materie sono di gestione prettamente dei tecnici, cioè che hanno la possibilità, come ho detto prima, di vestire la toga, di poter decidere e di dire vicino all'avvocato stai zitto perché questa non è materia di tua competenza. Quindi oggi voi avete un'opportunità in più, che è quella appunto della mediazione. Non vi voglio allungare più di tanto perché abbiamo un altro appuntamento a Napoli sempre in ambito della mediazione, ma quello che vi voglio dire non è per tutti. Oggi fare il corso è fine a se stesso, cioè non è che ho fatto il corso del mediatore finisce là, no, è la specializzazione. Oggi la norma obbliga agli organismi pubblici e privati e vi invita a iscrivervi verso gli organismi pubblici, anche se io rappresento un organismo privato, perché gli organismi privati tenderanno a scomparire dovuto al fatto che le persone si rivolgeranno sempre al pubblico e non al privato, perché al privato sta sempre di poco legale, poco professionale, perché il privato ha delle regole scritte ma non le rispetta. E lo posso affermare con decisione.
E vi dico di più, voi avete l'opportunità di, chi ci crede ovviamente in questa cosa, di specializzarvi, perché oggi la normativa obbliga l'organismo per quella materia specifica, che è in materia per esempio di condominio, a nominare un tecnico e non a nominare un avvocato. Ma l'avvocato potrà essere quello il quale coadiuva il geometra, l'ingegnere o l'architetto a redire un accordo scritto. E come ultima cosa, e non mi prolungo in questa, nel momento in cui si raggiunge l'accordo ed è firmato dagli avvocati e dal conciliatore, quell'accordo non deve essere più omologato dal presidente del tribunale, ma può essere trascritto in maniera esente. Quindi voi che siete geometri, avete l'occhio lungo, sapete che all'interno della conciliazione si può anche stabilire la divisione e la cessione di un bene che viene trascritto e esente da qualsiasi forma al di sotto dei parametri che, se non vale l'anno, sono 25.000 euro di valore, 50.000 euro di valore. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ringrazio per ospitare il Presidente, a Enzo e a tutti voi, e passo la parola a Enzo. Grazie. Grazie Avvocato Pesta. Adesso passo la parola alla dottoressa Maria Manzi, che è il dottore commercialista e chiaramente ci parlerà del rapporto fiscale tributario degli amministratori in condominio. Grazie. Allora, buongiorno, per chi non mi conosce, sono la dottoressa Maria Manzi, sono dottore commercialista e ho fondato qualche anno fa con mia sorella Manzi ADR, correggo insomma l'avvocato che diceva precedentemente che gli organismi di mediazione privati sono un po' lavativi, forse questo voleva sottolineare. Assolutamente no, assolutamente Manzi ADR è stata fondata con il concetto stesso di portare avanti un principio che sia quello di ADR, che sarebbe quello della mediazione. ADR che significa? ADR significa Alternative Dispute Resolution, la risoluzione alle controversie non in via giudiziale ma in via stragiudiziale. Quindi di conseguenza noi che cosa facciamo? Facciamo esattamente quello che siamo, per quello che siamo nati, appunto di prendere un soggetto che è iscritto presso il nostro organismo, utilizzare il mediatore, che sia un tecnico, che sia un tecnico in ogni materia, o che sia un geometra, un architetto, un ingegnere, un avvocato, un commercialista, qualsiasi che sia, in ambito alle materie ben specifiche. Infatti quello che ci ha, le direttive del Ministero sono state chiare, nel senso che ci hanno fatto fare un lavoraccio non di poco, e di dividere tutte le categorie e di inviare al Ministero, aggiornare mensilmente tutti i nostri iscritti in base alla materia specifica. Quindi noi dobbiamo indicare quanti commercialisti abbiamo, quanti geometri abbiamo, quanti tecnici abbiamo in ogni materia, ma non solo, dobbiamo fare un elenco di tutte le mediazioni che facciamo, quali sono che sono andate a buon fine e quali che non vanno a buon fine. In tutto questo iter della Manzi ADR, diciamo che ci duole innanzitutto tutto quello che noi abbiamo visto in tutto questo tempo. Uno è la non credibilità da parte degli avvocati, e questo non ha dato un buon effetto sulla figura e sull'immagine delle persone. Infatti quando siamo nati l'anno scorso è stata in un periodo in cui la Corte Costituzionale già aveva dato il no out della mediazione, quindi gli avvocati hanno preso una boccata d'aria e hanno preso carico del fatto di essere forti nella via giudiziaria. Ma noi non è che si fa concorrenza, quello che uno tende a dire che non è che fa concorrenza all'avvocato, né tantomeno a quello che siano i tribunali, ma sono soltanto quelli che noi possiamo effettivamente dedicare alla mediazione.
Per quanto riguarda la mediazione, come ben sapete, è quell'arte in cui ci sta un terzo imparziale che ci risolve il conflitto che non stiamo parlando né di giudice né di giuria, ma stiamo parlando soltanto di un terzo imparziale che è una figura professionale, quello che diceva il collega, che è una figura professionale che deve essere innanzitutto aggiornata, deve essere inquadrata in un determinato modo e deve avere delle opportune caratteristiche. Per quanto riguarda, diciamo che poi successivamente vi verrà distribuito il nuovo decreto che è stato applicato il 21 settembre di quest'anno, dove la Manzelliere ha avuto l'onore e il piacere di essere col Ministro Cancellieri il 19 settembre a Roma, dove abbiamo inaugurato il primo anno di mediazione, 2013-2014. In quel giorno abbiamo già focalizzato quali sono gli step fondamentali prima di arrivare alla nomina di mediatore, quindi come studiare la pratica di mediazione. Dopo di questo, oltre a questa cosa che mi tengo a sottolineare, vi dico che per quanto riguarda le materie in ambito di mediazione e quelle là che stavano parlando prima, è appunto quella specificamente del condominio ed è la responsabilità dell'amministratore. Per quanto riguarda dal punto di vista fiscale, tengo soltanto a dire questi quattro punti. Dal punto di vista fiscale, che cosa deve fare l'amministratore? L'amministratore, tengo a sottolineare che deve essere innanzitutto molto preparato a 360 gradi, deve avere una preparazione non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista amministrativo e legale. Per fare l'amministratore penso che non sia molto semplice, dato che io sono commercialista, mi sto laureando in giurisprudenza e sono mediatore e sono docente in mediazione e conciliazione, quindi ho una panoramica, ma manca quella che è la struttura tecnica, del tecnico sarebbe di voi, quello che manca il tassello. Ecco perché penso che anche se una persona manca una delle quote che vanno inserite successivamente col tempo, che vanno appunto plasmate, sicuramente saremo in grado di poter collaborare e sicuramente la Manzelliere è sempre aperta a tutti. Per quanto riguarda, dicevo, le modifiche che è stata apportata al condominio, quello che tengo a sottolineare è l'articolo 1130 del codice. Quindi in ordine cronologico deve essere fatto molto particolare, molto specifico, in ordine cronologico di tutte le spese effettuate. Oltre a questo, una chicca che ha introdotto l'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda gli amministratori, è stato innanzitutto deve curare l'anagrafe condominiale. Che cosa si intende per anagrafe condominiale? Non solo deve indicare quanti condomini ci sono nel condominio, quanti soggetti, quanti proprietari, le loro caratteristiche, chi è il proprietario, tutte le varie anagrafiche in generale. Oltre a questo, l'amministratore deve redigere, deve curare alcuni registri: il verbale delle assemblee, il registro di nomina e revoca dell'amministratore e il registro di contabilità. Il registro di contabilità, ripeto, deve essere ordinato in ordine cronologico e l'amministratore ha il dovere di deve conservare tutta la documentazione in originale presso la sua sede, presso la sua sede dove lavora, e quindi di conseguenza se un condomino vuole l'estratto di una di queste documentazioni sono a sua spesa, può avere l'estratto, una copia della documentazione, ma è a sua spesa, la spesa del condomino. Per quanto riguarda l'amministratore deve fornire in effetti una rendicontazione condominiale, quindi la rendicontazione condominiale ne parliamo nel 1130 bis. Il rendiconto condominiale abbiamo già detto quali sono le voci e in tutto deve comporre il rendiconto in un riepilogo non solo delle attività e delle passività ma anche dei costi e dei ricavi, quindi deve capire di contabilità, perché un amministratore non può fare l'amministratore se non sa che cos'è lo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, perché lo stato patrimoniale è l'attivo e il passivo,
il conto economico sono costi e ricavi, la nota integrativa e tutto ciò che non viene inserito nella, è una relazione aggiuntiva che non viene inserito nello stato patrimoniale nel conto economico, e voi dovete utilizzare questa, questa relazione. Diciamo che in tutto questo, per chiudere l'argomento, è che in ogni momento, se nel caso in cui uno dei condomini non è, secondo il suo parere, non è chiara la tenuta della contabilità dell'amministratore, può richiedere la verifica di un revisore, contabile. Il revisore contabile va, il pagamento dell'onorario del revisore va a carico di chi va andato richiesto. Quindi di conseguenza, se nel caso in cui uno condomino l'ha chiesto, il costo va a carico di questo condomino. Se nel caso in cui invece viene chiesto da tutti i condomini, va diviso in base al numero dei condomini. Per quanto riguarda, diciamo che quindi la responsabilità, oltre che organizzativa, diciamo, dell'amministratore, come vedete, non ha soltanto una figura, diciamo, di mediatore, ma una figura di mediatore in quanto deve risolvere quelle che sono le controversie delle liti condominiali, che può essere a sua volta amministratore e mediatore. E già il mediatore in sé deve essere un buon interlocutore, perché per essere un buon mediatore si deve colloquiare e si deve parlare. Nel momento in cui manca questa cosa, uno deve essere in grado di far capire se effettivamente è insita il concetto stesso di mediazione e se quello che si vuole fare è mediare. Grazie. Grazie a voi per questa analisi. Adesso passo la parola all'ingegnere Luca Cucuzza, responsabile di diplomatica, e parleremo ovviamente delle tabelle decimali a noi molto care. Di guardare un altro aspetto della riforma. Nell'intervento precedente l'avvocato parlava un attimino di numeri, occasioni lavorative, economiche che la riforma ci prospetta un attimino un po' per tutti. Guardiamo un'altra occasione che sempre la riforma ha introdotto, lo introduceva anche prima l'avvocato, in termini di tabelle millesimali. Qual è una delle grandi novità che la riforma ha introdotto? Praticamente prima della riforma era necessaria l'unanimità, quindi il consenso unanime di tutti i condomini per andare a modificare, per poter modificare un attimino tutti i valori millesimali e redigere delle nuove tabelle millesimali. Con la riforma adesso non è più necessaria l'unanimità, ma semplicemente i 500 millesimi dei valori delle tabelle e la maggioranza dei presenti, dei partecipanti all'assemblea di condominio. Quindi nuove occasioni lavorative. In particolare noi, quando ci apportiamo a un nuovo problema, cerchiamo sempre di capire, anche noi a livello di azienda, capire un attimino quali sono le occasioni di mercato, anche per poter approcciarci in questi termini con i tecnici con cui andiamo a discutere. E vi ho riportato qui in questa slide qual è la situazione attuale dei condomini italiani. Possiamo osservare che circa un terzo dei condomini italiani ancora non è dotato di tabelle millesimali per la ripartizione delle spese, quindi sono tutte tabelle, potenziali tabelle da poter redigere. Ancora, due terzi dei condomini sono sì dotati di tabella, ma circa la metà quasi lamenta di vizi di forma o appunto presenta dei veri e propri errori di calcolo. Quali sono errori che si possono presentare all'interno delle tabelle e che quindi devono, sono tutte tabelle da rifare? Tabelle in cui praticamente l'approccio metodologico è sbagliato. Sapete benissimo tutti che se andiamo a redigere delle tabelle millesimali su un edificio in cui i piani hanno differenze altezza, e ci andiamo a approcciare come misura comparativa, come usano, utilizzando appunto la superficie anziché il volume, quelle sono tutte tabelle sbagliate, perché non stiamo andando a considerare dei volumi effettivi, quindi di alcune unità immobiliari. Quindi tabelle da rifare, a mio avviso sono tutte tabelle da rifare, quelle tabelle che non sono accompagnate da una relazione di calcolo ben dettagliata. Sappiamo tutti che fondamentalmente ciò che si fa approvare in assemblea condominiale non sono sicuramente i calcoli delle tabelle, ma bensì sono i coefficienti. Quindi
far approvare i coefficienti, che significa che nella mia relazione di calcolo dovrò dare nota, dovrò dare un dettaglio molto spinto di quale criterio ho utilizzato per scegliere dei coefficienti o segnare dei valori a dei coefficienti piuttosto che a. Proprio per questo iniziamo a parlare un attimino della riforma, quindi un attimino delle tabelle millesimali, perché comunque sono uno di quegli argomenti che se non viene trattato con una certa quotidianità, diciamo, sfugge qualcosa. In particolare daremo modo, diciamo, di visualizzare qualche caso particolare e successivamente faremo proprio un approccio pratico, ovviamente con l'ausilio di una nostra soluzione che potrebbe semplificare notevolmente il lavoro. Sappiamo tutti che per andare a effettuare le tabelle millesimali, qual è lo scopo? Quello ovviamente del tecnico incaricato, qual è lo scopo del tecnico? Quello di andare a stimare un attimino il costo e il valore di ciascuna unità immobiliare che compone il nostro condominio. Costo-valore, che significa andare a determinare, a individuare quelle caratteristiche delle proprietà di ciascuna unità immobiliare, quindi proprietà intrinseche, ad esempio, quindi legate fondamentalmente a quella che è la destinazione d'uso di ciascuna unità immobiliare presente nel condominio. Meglio ancora, caratteristiche che derivano da fattori esterni, luminosità, altezza del piano in cui si trova l'unità immobiliare e via dicendo, esposizione. Oppure il connubio di queste due proprietà. A volte potrebbe essere necessario andare a considerare delle, diciamo, proprietà che si legano alla funzionalità globale dell'unità immobiliare. Quindi scopo del tecnico è andare a sintetizzare tutte queste caratteristiche all'interno di quelli che sono dei coefficienti definiti di riduzione. Quali sono i coefficienti da utilizzare? Questo è un discorso che, diciamo, è sentito da noi tecnici, perché la riforma sì, è vero, ha introdotto notevoli novità, molte, diciamo, metodologie di approcciarsi alla vita condominiale, però non sono state introdotte all'interno della riforma, e quindi in quella trentina di articoli del codice civile, non è stata fatta alcuna modifica dal punto di vista tecnico, cioè nel senso le metodologie che si utilizzavano prima della riforma per redigere le tabelle millesimali sono rimaste le stesse. L'unica modifica riguarda l'aver assimilato la metodologia utilizzata per scala delle scienze, ma a livello di giurisprudenza questo concetto era fissato già da tempo. Quindi è compito del tecnico, di volta in volta, in funzione ovviamente delle caratteristiche del condominio, di come è fatto il condominio, andare ad utilizzare un coefficiente piuttosto che un altro. O meglio ancora, andare ad associare per ciascun coefficiente un valore piuttosto che un altro valore. Gli unici riferimenti a livello di normativa sono questi, sono due circolari ministeriali, anche questo è un attimino un po' datate, quindi nemmeno attuale si sono messi, diciamo, a passo con i tempi, e che riportano un elenco, un mero elenco di coefficienti che il tecnico può andare a utilizzare, individuando dei range di valori ammissibili. Andando ad esaminare un attimino un po' più nel dettaglio, coefficiente per coefficiente, il primo coefficiente che solitamente andiamo ad utilizzare nelle tabelle millesimali è il coefficiente di destinazione. Quindi vengono riportati all'interno della circolare ministeriale dei valori ammissibili, o meglio ancora, per quanto riguarda il coefficiente di destinazione, questo parametro non lo troviamo nemmeno nelle circolari che io ho riportato qui, la 12.480 e il 2.945. Non è riportato nessun valore in particolar modo per destinazione d'uso come appartamento, negozio, ufficio. Uno dei problemi più sentiti quando si va a redigere una tabella millesimale è qual è il valore giusto da associare a un'unità immobiliare con destinazione d'uso commerciale. Ad esempio, un negozio al pian terreno del mio edificio, quale valore ci devo andare a associare? Non si sa, non è definito in maniera univoca. Quindi, a livello di giurisprudenza, uno, diciamo, possibili valori sono valori che vanno da 1,1 a 1,8, ma alcune volte si applicano dei valori che arrivano addirittura fino a 4. Quindi unica soluzione da poter, diciamo, affrontare questa problematica è quella di andare a visualizzare tali parametri, ad esempio su siti specifici come può essere ad esempio quello delle agenzie delle entrate. Quindi si va a valutare un attimino qual è il costo al metro quadro di un'attività commerciale, diciamo, una unità immobiliare con destinazione di attività commerciale, e di conseguenza per proporzione andarsi un attimino a calcolare questo coefficiente di volta in volta. Altro
coefficiente che solitamente viene utilizzato, il coefficiente di piano. Fin quando siamo in presenza di un edificio in cui è installato già un impianto di ascensore, allora facilissimo, lo ritroviamo anche nei circolari dei valori che ho riportato qui nella tabellina di sinistra. Quando non è presente l'impianto di ascensore, i valori che occorre andare ad utilizzare sono valori che derivano fuori da delle relazioni matematiche, sapete tutti, che vanno a considerare come discriminante di questa, diciamo, situazione sia il numero di piani che compongono l'edificio, sia ovviamente il piano specifico a cui quella unità che stiamo andando a considerare si trova. Altre volte, come dicevo, può essere necessario andare a considerare un coefficiente di funzionalità che deriva ad esempio da momenti storici di costruzione del condominio, o meglio ancora quando ci sono delle percentuali, diciamo, delle possibili anomalie che si, diciamo, associano al fatto di avere percentuali di superfici utili, distanze e percentuali di disimpegni in maniera, diciamo, distribuite in maniera diversa. Utilizzazione. Ovviamente vengono privilegiati, come sappiamo tutti, un attimino vani con, diciamo, utilizzazione come camera, soggiorno, sala da pranzo, valori più ridotti per vani accessori, quindi bagni, valori ancora più ridotti per quanto riguarda gli spazi aperti, gli spazi esterni. A proposito di spazi aperti, un altro, diciamo, quesito che viene sempre posto è: io mi sono ad approcciare le tabelle medesimali come misura comparativa, utilizzando come misura comparativa il volume. Ora, significa che io per ciascun vano dovrò tirare fuori un volume. Ora, per, diciamo, vani aperti, come possono essere terrazze, logge e quant'altro, quale altezza vado ad utilizzare? Ovviamente, diciamo, si va solitamente ad utilizzare l'altezza del vano, diciamo, pertinente. O meglio ancora, una metodologia ancora migliore è quella di andare a considerare l'affaccio in quel vano, cioè capire un attimino su quale facciata dell'edificio quel vano appunto si affaccia. Quindi andare a considerare una percentuale di questa altezza. Il coefficiente di luminosità, sapete benissimo tutti, è funzione sia della superficie del vano sia della superficie del, diciamo, corpo illuminante, quindi della finestra o balcone presente all'interno di questo vano. Quindi ci andiamo a calcolare quello che è definito fattore di luminosità, entriamo all'interno di queste tabelle riportate anche all'interno delle circolari ministeriali. Il discorso si complica un pochettino sul coefficiente di orientamento. Prima complicazione, qual è? Anche se riesco a definire l'orientamento del nord, quindi come orientato il nord, molto spesso a livello di piantina non riesco a capire, quando sono in presenza di pareti inclinate in maniera particolare, a capire bene quella parete quale orientamento ha. Questo è un problema sentito anche a livello di, ad esempio, altre problematiche certificazioni energetiche, in cui devo andare a definire in maniera ben precisa qual è l'orientamento di ciascuna parete esterna. Quindi, prima complicazione possibile. Seconda complicazione, io fin quando ho un vano come questo colorato in verde, quindi con una sola parete esterna, io riesco a capire in maniera, diciamo, relativamente semplice qual è l'orientamento rispetto al nord, e entro in una tabellina come questa che mi riporta per ciascun orientamento un valore da associare. Quando ho un vano con più parete esterne, quindi quale coefficiente vado ad utilizzare? In questo caso devo effettuare un'operazione di media pesata, quindi mi vado a pesare tutti i coefficienti che vado ad utilizzare rispetto alla superficie di ciascuna parete. Quindi prima parete, mi calcolo il coefficiente della superficie, passo alla seconda e vado ad effettuare una vera e propria media pesata. Coefficiente di esposizione, quindi dove va a affacciare quel singolo vano. Uno degli errori che si commette utilizzando coefficienti di questo genere è che, ovviamente, se ci troviamo in un edificio che faccia una, diciamo, strada pubblica, saranno svantaggiati sicuramente i vani degli appartamenti posti ai piani bassi, perché ovviamente su una strada pubblica traffico e quant'altro. E quindi molto spesso i tecnici cosa fanno? Vanno a considerare come ulteriore discriminante di questo coefficiente anche il piano in cui si trova quell'unità immobiliare. Questo è sbagliato, perché? Perché
facendo un ragionamento di questo genere, perderebbe completamente di significato e di senso il coefficiente di piano che noi andiamo a utilizzare. Quindi in questo caso si va a considerare esclusivamente l'affaccio del vano. Servitù. Questi sono dei coefficienti, questi servitù, isolamento e quant'altro, sono dei coefficienti che ovviamente vengono utilizzati esclusivamente quando servono. Quindi nel caso in cui ci siano dei locali tecnici, vani sensori, quindi servizi a disposizione di più unità immobiliari presenti all'interno dell'edificio. Stesso discorso per l'isolamento termico. Per l'isolamento termico, adesso in questo periodo, gli edifici si stanno costruendo in una maniera un po' più accurata per quanto riguarda la problematica appunto della dispersione, però comunque in edifici un attimino più datati si hanno diversi isolamenti termici in funzione del piano, ad esempio un piano coperto appunto da un terrazzo aperto, oppure un primo piano sovrastante un porticato aperto avrà sicuramente un isolamento termico e quindi verrà associato a un coefficiente differente rispetto alle unità immobiliari dei piani intermedi. Quindi, ricapitolando, andiamo a calcolarci il parametro di base con cui andare a costruire le tabelle medesimali, quindi superficie virtuale, volume virtuale a seconda della metodologia che stiamo andando ad utilizzare, e andiamo a costruire tabella per tabella. Qui invece di riportarvi un attimino i calcoli, vado abbastanza veloce perché sappiamo tutti, no? Quindi medesimo in generale, tabella che ci serve sia, come dicevano prima gli avvocati, per definire quorum di validità delle assemblee, maggioranze per le delibere all'interno di ciascuna assemblea, anche per la ripartizione delle spese di quelle che sono definite parti comuni di un condominio. Un attimino più interessante è la tabella medesimale delle scale, in particolare, quindi il problema come viene affrontato, si va a riproporzionare la tabella in due sottotabelle e nella prima sottotabella si va a considerare il volume virtuale di ciascuna unità immobiliare, nella seconda come discriminante si usa l'altezza rispetto al suolo di ciascuna unità e si va a effettuare, tirare fuori come risultato finale una media dei due contributi che abbiamo appena detto. Perché si utilizza un metodo di questo genere? Molto spesso si utilizza come unica discriminante l'altezza. Ciò comporta a commettere un errore gravissimo. Vediamo qual è, prendiamo un esempio pratico. Un edificio fatto in questa maniera in cui il proprietario dell'unità immobiliare dell'ultimo piano è anche proprietario di un locale, ad esempio sul tetto. Se avessimo considerato come unica discriminante esclusivamente l'altezza rispetto al suolo, ci troveremo nella situazione in cui il proprietario H pagherà più per questo localetto, quindi con un utilizzo molto minore rispetto alla propria unità immobiliare, che nemmeno per l'unità immobiliare stessa. E inoltre pagherà di più anche se l'unità immobiliare ha delle dimensioni, dei volumi molto maggiori. Quindi si utilizza la metodologia che abbiamo visto prima. Caso particolare, edificio fatto in questa maniera con un pian terreno e questo pian terreno ha accesso sul lastrico solare. Premesso che il pian terreno deve rientrare sempre nelle tabelle millesimali delle scale, perché? Perché le scale sono un servizio che ha come funzione quello di accedere appunto al tetto e quindi le scale servono appunto per la opere di manutenzione, riparazione del tetto che funge da copertura anche per l'unità immobiliare del piano terreno. Quindi devono essere incluse all'interno di queste tabelle. Esaminiamo invece quest'ultimo caso. Come andare a costruire una tabella? Per la prima metà, quindi in funzione del volume virtuale, rimane tutto invariato. Una buona metodologia intracciata in letteratura qual è? Andare a distinguere l'utilizzo che si fa delle scale in funzione ovviamente dell'accesso all'astrico o all'unità immobiliare. Quindi suddividiamo la seconda sottotabella in due tabelle singole, nel senso che nella prima sottotabella andiamo a considerare l'utilizzo che ciascun proprietario fa per accedere alla propria unità immobiliare. Quindi in questa prima sottotabella sarà escluso sicuramente il pian terreno. Seconda sottotabella si va a considerare l'utilizzo che si fa per accedere invece all'astrico. Quindi situazione ribaltata in termini di altezze e ovviamente sarà incluso anche il pian terreno. A questo punto come dobbiamo fondere queste due sottotabelle per ricavare quel secondo contributo che avevamo visto prima? Si va a effettuare una vera e propria proporzione, cioè nel senso che andiamo a riproporzionare il tutto in funzione della percentuale di utilizzo che ciascun proprietario fa.
Quindi si va a segnare un valore ad esempio di 80% per accedere alle proprietà immobiliari, 20% invece per accedere all'astrio. Riproporzioniamo il tutto e andiamo avanti come abbiamo visto prima. Altro caso tipo, un edificio fatto con un piano tipo come questo, quindi 4 unità immobiliari, 2 scale. Terzo piano, un proprietario ha un fuso, unito 2 unità immobiliari. Uno delle grandi dispo della chiesa del condominio qual è? Che il proprietario, ad esempio, ha 6, vuole distaccarsi e non pagare le spese di manutenzione di una delle due scale. Premesso che, da come definito dal codice civile, quindi articolo 1117 delle parti comuni, si va a considerare un attimino l'utilizzo potenziale che si fa di quel servizio. Quindi potenzialmente diciamo, il proprietario ha 6 può utilizzare sia la scala 1 sia la scala 2. Unica soluzione, ma nemmeno, che per cui si potrebbe andare ad escludere il proprietario a sede da una delle due tabelle, è quella di andare a murare l'accesso. Una delle, diciamo, metodologie giuste per andare a redigere le tabelle in una situazione di questo genere, qual è? È quella di andare a considerare il piano tipo, cioè nel senso la proprietà, diciamo, l'unità immobiliare A6 si va a considerare come se fosse ancora ripartita in due, diciamo, appartamenti differenti. Quindi una prima parte, una porzione di questo appartamento a 6 verrà considerata nella scala 1, seconda porzione invece nella seconda scala. Millesimi di ascensore, abbiamo visto che una volta per tutta la riforma ha definito il concetto di assimilare la metodologia di calcolo a quella delle scale. Caso tipo, quale può essere? Non è presente l'impianto di ascensore, perché con quella metodologia abbiamo ripartito le spese di esercizio. Ma se noi dobbiamo andare ad installare un impianto di ascensore, in base a quale criterio andiamo a ripartire questa spesa? Se andassimo a ripartire la spesa di installazione dell'impianto di ascensore esclusivamente in virtù del volume virtuale di ciascuna unità immobiliare, ovviamente saranno svantaggiate le unità immobiliari dei piani bassi, perché dopo l'installazione dell'impianto di ascensore ad acquisire valore saranno il quarto, il quinto piano. Quindi unica metodologia, unico criterio per cui può essere utilizzata, diciamo, come unica discriminante del volume, è quella addirittura di andare a redigere nuovamente la tabella A, quindi di proprietà generale. Se avessimo invece utilizzato esclusivamente come metodo, diciamo, discriminante l'altezza rispetto al suolo, saranno nuovamente, diciamo, svantaggiati le unità immobiliari dei piani alti. Nemmeno questa metodologia però può essere utilizzata, perché ci sono delle parti dell'impianto di ascensore, quindi diciamo, la parte di muratura e quant'altro, che sono comunque definite parti comuni. Quindi anche le unità immobiliari, ad esempio, del pian terreno dovrà partecipare della ripartizione delle spese, appunto, di installazione. Quindi quale criterio abbiamo da utilizzare? Quello che abbiamo utilizzato per la ripartizione delle spese di esercizio, quindi per metà rispetto al volume, per metà rispetto all'altezza. Portierato. Se andiamo a guardare un attimino un po' di sentenze della Corte di Cassazione, ce ne sono tantissime che riguardano proprio il servizio di portierato. Qual è uno delle, ciò che molti condomini hanno richiesto? Quello di volersi distaccare dal servizio, quindi dal pagamento del servizio di portierato. Questo non è possibile, sempre a livello di articolo 1117 il servizio di portierato viene considerato un servizio di interesse comune, quindi tutte le unità immobiliari, quindi tutti i proprietari dovranno partecipare alla ripartizione di questa spesa. Quello che può essere fatto è andare un attimino a discriminare, diciamo, diversamente l'utilizzo potenziale che si fa di quel servizio. Prendiamo un esempio tipo, un edificio fatto in questa maniera, con delle unità immobiliari a cui si accede tramite l'androne, quindi le scale presenti nell'androne, in cui è presente anche il servizio di portineria. Poi ci sono 3 unità immobiliari esterne, ad esempio supponiamo abbiano una destinazione d'uso come negozi, siano 3 negozi con accesso su strada pubblica. Ora, io vedo sicuramente l'unità immobiliare presente all'interno dell'edificio utilizzeranno al 100% il servizio di portierato. I 3 negozi invece utilizzeranno sicuramente in misura minore questo servizio. In particolare potremmo andare a discriminare in maniera diversa l'utilizzo che fanno questi 3 negozi. In particolare, il negozio A non ha nessun beneficio dalla portineria, ha accesso indipendente e non ha nessun, diciamo, corpo finestrato come invece lo hanno B, il negozio B e il negozio C, che affaccia sull'androne
e quindi potrebbero utilizzare il servizio di porti tenuti. Solitamente in letteratura cosa si fa? Si va a associare come percentuale di utilizzo per il negozio A un 5-15% al massimo, per il negozio C invece viene, diciamo, dato una percentuale di utilizzo che si aggira intorno al 20-25%. Quindi per metà del, diciamo, del calcolo si procede in funzione del volume virtuale, per metà in funzione della percentuale di utilizzo, risultato finale contributo del, diciamo, medio dei due contributi precedenti. Solo una domanda. Prego. Questo caso del portierato potrebbe essere attribuito anche nel caso in cui in quell'angolo ci fosse un giardino? In cui ci fosse un giardino? Sì. Come ripartizione della spesa di manutenzione del giardino, questo no. Perché è definita parte comune. Però voglio dire, i tre garage esterni, i tre locali commerciali esterni dovrebbero essere... Dipende un attimino, bisognerebbe andare un attimino andare a contestualizzare come è fatto il condominio, cioè nel senso, se è come qui l'accesso è indipendente dai negozi, sì, e poi diciamo se il giardino è presente, potrebbe essere una buona metodologia, a patto che venga definita e dettagliata all'interno della, diciamo, relazione tecnica che poi sarà approvata ovviamente il regolamento. Sì. Grazie. Mille siti di riscaldamento, andiamo un attimino più veloce, perché è tutto in funzione di due parametri tecnici come superficie radiante, quindi superficie dei corpi scaldanti, e oppure dell'emissione termica nominale, dato riscontrabile dalle schede tecniche di ciascun radiatore, termosifone, quello che sia. Metà per metà, quindi il calcolo in funzione del volume reale, quindi effettivamente riscaldato di ciascuna unità immobiliare, per metà in funzione di uno di questi due parametri, media dei due contributi precedenti per ottenere il risultato finale. Ultima tabella che andremo a, diciamo, a vedere in questo momento è quella che riguarda il lastrico esclusivo, definita a livello di articolo 1126. Quindi, cosa prescrive questo articolo? Che un terzo delle spese a carico di tutti i proprietari del lastrico esclusivo, due terzi a carico delle unità cui il lastrico serve da copertura. Il discorso, una delle problematiche qual è? Andare prima di tutto ad individuare le percentuali dei millesimi di proprietà, quindi che competono a tutti i proprietari del lastrico. Perché? Se i proprietari sono tutti interni al condominio, cioè quindi posseggono un'ulteriore unità immobiliare, allora io procedo al calcolo di questi millesimi in funzione dei volumi virtuali delle unità immobiliari possedute da questi proprietari. Ma se ci sono dei proprietari esterni, quindi praticamente avrò dei volumi virtuali e quindi dei millesimi di proprietà generali pari a zero. Quindi si procede con un'unica metodologia, quella della percentuale effettiva di proprietà. Seconda parte, problematica è quando abbiamo due lastrici solari che sovrastano, appunto coprono un'unità immobiliare, quindi per metà sarà, diciamo, assegnato il volume, sarà assegnato per la tabella millesimale dell'esempio del lastrico 1, la seconda porzione in funzione del lastrico 2. Avendo definito un attimino questi parametri, cerchiamo di vedere come approcciare in maniera molto semplice a questo problema, quindi come andare a risolvere questa problematica delle tabelle millesimali. Ovviamente lo facciamo con l'ausilio del nostro programma. Abbiamo cercato, in funzione, in virtù del fatto che i condomini italiani sono tutti costruiti in maniera differente, ci sono esigenze diverse, quindi ognuno avrà delle esigenze per quanto riguarda sia le tabelle da utilizzare, sia i coefficienti da utilizzare e quant'altro. Quindi abbiamo cercato di fare un programma quanto più flessibile possibile. Prima dato richiesto dal programma, qual è? Prima di tutto andare a gestire, a definire qual è il condominio che siamo andati a considerare, quindi con un condominio singolo, super condominio, come abbiamo visto prima, l'avvocato ha, diciamo, definito il discorso di super condomini come una delle novità della riforma, o condominio orizzontale. E mi vado a selezionare le tabelle millesimali che mi interessano. Ad esempio, supponiamo che volete selezionare tutte. Mi vado a scegliere le metodologie di calcolo, quindi se mi vado ad approcciare in base al volume o alla superficie, se è presente l'impianto di riscaldamento, se utilizzare la superficie radiante o emissione termica, o il discorso dei lastrici solari che ho fatto poc'anzi. Vi risparmio i dati del tecnico, i dati generali, e passerei direttamente alla struttura del condominio. Anche qui abbiamo cercato di semplificare le cose, abbiamo fatto un programma
che consente di riprodurre in maniera quanto più possibile fedele le situazioni di strutture che possono presentarsi all'interno dei condomini italiani, in maniera tale che una volta costruita la struttura del condominio, il programma da solo ci va a proporre quali sono le tabelle decimali e effettuare i calcoli. Una delle problematiche che solitamente si ha quando si va a affrontare un discorso di questo genere è: ho un condominio di grandi dimensioni, quindi con 100-150 unità immobiliari, come può essere il mio condominio. Solitamente cosa si fa? Si vanno a selezionare di volta in volta le diverse unità immobiliari che devono rientrare in una tabella piuttosto che in un'altra. Vi faccio vedere che costruendo la struttura del condominio, come farò adesso io, il programma da solo ci propone quali unità immobiliari andare a considerare nelle diverse tabelle, ad esempio per quella per le scale, quella di proprietà generale, per i lastrici e via dicendo. Quindi come facciamo? Prima di tutto bisogna inserire ad esempio gli edifici, ad esempio lo chiamo edificio 1, se ho diversi gruppi scala, ad esempio cioè questo edificio è composto da una scala A e una scala B, quindi scala A, i diversi piani che la compongono, ad esempio il piano 1, l'altezza, la quota rispetto al suolo e l'altezza netta di ciascun vano. Se so che sono tutti, diciamo, il piano di immobiliare hanno un'altezza netta di 3 metri, è inutile che io di volta in volta, man mano che mi vado a censire diversi, diciamo, vani, devo riproporre questo dato. E mi vado a inserire le diverse unità immobiliari. Come faccio? Mi vado a selezionare un proprietario, diversi proprietari, ad esempio, mettiamo qualcuno, giusto per fare un esempio. E gli vado ad associare, ad esempio, la tipologia, quindi destinazione d'uso. Da solo mi propone il coefficiente di destinazione, coefficiente di piano, quindi vado di queste tabelline qui che il programma già dispone a livello di archivio, e mi vado a selezionare tutti i coefficienti da associare e mi vado a censire manualmente tutti i vani. Prima soluzione, quindi ad esempio c'è una camera con una superficie di 23 metri quadri, superfici radiate, mi posso andare a effettuare una discriminante addirittura del radiatore per radiatore, quindi termosifone 1 e via dicendo, in cui andrò a indicare ovviamente le, diciamo, le dimensioni del mio radiatore, l'orientamento, quindi il discorso se orientamento singolo o orientamento misto, vedete le superfici delle corpi finestrati. Vedete, lui in automatico mi ha costruito e ha dato già in output qual è il coefficiente di luminosità, utilizzazione ed orientamento, perché sono tutti i parametri. Funzionalità, esposizione, servitù, ovviamente me li vado sempre a gestire a livello di archivio. Prima soluzione. Altra soluzione interessante qual è? È quella che posso andare, se ho a disposizione un CAD, cioè se ho a disposizione una piantina, un DVG, andare a utilizzare il CAD messo a disposizione dal programma. Quindi mi definisco i parametri generali un attimino, quindi il proprietario, tipologia, coefficiente di piano e mi vado a lanciare il CAD integrato all'interno del programma. Prima di tutto mi posso importare un DVG o un XF che ho redatto, un qualsiasi CAD attualmente in commercio, o posso, oppure addirittura posso andare a utilizzare un file di immagine, un PNG, un JPEG o un PDF, utilizzando questa funzioncina qui, vettorializzazione raster, che mi consente di trasformare un PDF in un'entità vettoriale, quindi tutte linee che posso andare a modificare, a gestire come se fosse fatto, come salvato come un DVG. Mi vado ad aprire un DVG ad esempio. Primo problema, il lavoro non l'ho fatto io, me l'ha passato un mio collega. Non so quale unità di misura ho utilizzato, quale scala ho utilizzato. Quindi cosa faccio? Mediante questo, diciamo, pannellino che consente di effettuare un input guidato, mi vado a risolvere questo primo problema in questo modo. Cioè mi vado a selezionare due punti all'interno del disegno per cui conosco la distanza. Quindi so che da questo punto è 3,90 m, allora ok, confermo, altrimenti mi vado a inserire la misura effettiva e mi vado in automatico, il programma mi va a scalare un attimino tutto il disegno. Ovviamente una piantina fatta in questa maniera ci sono degli elementi che possono andarmi un attimo a influenzare, quindi non può censire correttamente tutte le superfici di questi vani, ad esempio il vano porta.
Quindi cosa devo fare? Me li devo andare a congelare, e devo, comando congela, io praticamente me li vado a nascondere su un altro layer e mi vado a inserire ad esempio i vari port combinati a questo comando, confine 2P, vedete, semplicemente selezionando due punti lui mi consente di inserire la porta. Andiamo nella parte effettiva, mi devo andare a censire un attimino tutti i vani. Se il mio collega ad esempio mi ha inserito l'etichetta distintiva di ciascun vano, facilissimo, io seleziono l'opzione comoda, vanno selezionando l'etichetta, mi seleziono l'etichetta e mi vado a semplicemente dire quale tipologia di vano è. E vedete, mi riporta in output tutte le dimensioni di questo vano. Altrimenti, mediante questa opzione, io sempre selezionando un punto interno al vano, in un colpo solo ci vado a inserire un'etichetta e procedo come ho fatto prima. Il discorso degli infissi, quindi coefficiente di luminosità e quant'altro, mi seleziono il vano, gli vado a definire qual è l'altezza di quell'infisso, ad esempio 2,50 m, premo esegui e mi vado a selezionare i due punti estremi dell'infisso che sono da considerare. Vedete, lui mi ha associato, mi ha dato una distinta dell'infisso associando il coefficiente di luminosità perché ho tutti i dati. Oppure il discorso dell'orientamento, vediamo come l'abbiamo approcciato. Quindi, prima, unica cosa che dovrò andare a fare è andare a definire come orienta del nord, supponiamo a 45 gradi. Mi vado a selezionare il vano e mi vado a definire qual è l'altezza della parete. Dopodiché mi seleziono i punti interni, gli estremi del mio vano, e il programma in un colpo solo mi restituisce le dimensioni, l'orientamento e il coefficiente da utilizzare. E ovviamente se ho più pareti esterne, il discorso della media pesata, vedete, me lo va a fare lui. 0,93, 0,98, 0,95 in funzione della media pesata. Quindi procedo in questa maniera, salvo e chiudo e mi ritroverò ovviamente tutti questi parametri all'interno della tabella. In maniera semplice, ovviamente se sono fortunato, mi vado a duplicare diversi elementi all'interno di questo albero, quindi mi posso duplicare scale, piani, edifici interi e vado nella sezione di tabelle millesimali. Quindi mi ritroverò già le tabelle millesimali bene costruite, cioè nel senso che vedete, lui per la tabella millesimale A, in cui devono essere considerate tutte le unità immobiliari, mi troverò selezionate tutte le unità che posso anche andarmi a deselezionare per, diciamo, aggiornare i calcoli in maniera differente. Scala A, vedete, mi troverò selezionate e calcolate esclusivamente le unità immobiliari che sono sotto la scala A nella struttura dell'albero che abbiamo messo sin. Quindi il programma ci aiuta in questo modo, addirittura per i lastri ci consente di scegliere un vano piuttosto che un altro in maniera da considerare esclusivamente la porzione di unità immobiliare che è sovrastata appunto dal lastrico. Ovviamente avendo a disposizione tutte le tabelle millesimali possiamo effettuare anche una ripartizione, una gestione primaria un attimino delle spese condominiali, quindi ad esempio spesa 1, mi seleziono la tabella di riferimento, ad esempio millesimi generali, e definisco l'importo e il programma mi tira fuori un attimino come vengono riproporzionate le spese. Cosa ci consente di stampare il programma? Sicuramente una relazione tecnica dettagliata, veramente dettagliata nella maniera più accurata, vedete? Quindi ci sarà una parte introduttiva in cui viene un attimino descritto il complesso condominiale, descrizione del metodo, quindi tabelle che sono da redigere e coefficienti utilizzati, e tabella per tabella lui mi fa vedere la metodologia, i calcoli, come deve essere fatto, e ovviamente mi riporterà anche i coefficienti che sono andato ad utilizzare, definendo il perché, dandomi una descrizione del perché sono andato ad utilizzare questo coefficiente piuttosto che un altro, con i valori che sono andato ad utilizzare. Una distinta per ciascuna unità immobiliare, cioè quindi unità per unità, io posso andarmi a tirar fuori un dettaglio di come sono, diciamo, prendi fuori i volumi virtuali, quindi tutto il discorso degli infissi che ho censito all'interno del CAD, delle superfici radianti e quant'altro, quindi i coefficienti utilizzati, e ovviamente mi riporterà la piantina che sono andato a legare al mio progetto. E ovviamente, essendo aggiornato il programma alla nuova riforma del condominio, in funzione della tipologia di condominio che mi sono andato a scegliere, posso andarmi a stampare il regolamento condominiale. Anche questo è dettagliato e curato nei minimi particolari, in cui vengono descritte un attimino tutti, diciamo, le parti che compongono il condominio, quindi parti comuni,
obblighi e diritti dei condomini, il discorso della ripartizione delle spese, dell'amministratore, del consiglio di amministrazione e quant'altro. Vedete, in questa sezione invece è possibile andare un attimino a personalizzare un attimo tutti i coefficienti, mi possono cambiare descrizioni, valori, mi posso creare nuove tabelle millesimali, ad esempio ho la necessità di variare la metodologia di calcolo di una tabella piuttosto che in un'altra, e andando ad utilizzare delle variabili già presenti e proposte dal nostro, diciamo, archivio. Quindi ad esempio io la proprietà generale calcolata rispetto al volume reale anziché al volume virtuale, ci metto un attimo perché vedete queste variabili ce le ho già presenti all'interno del nostro archivio, quindi basta un attimino impostare il calcolo 1000 e via dicendo. Questa è la soluzione che noi offriamo per l'incontro di oggi. Il collega qui è disponibile per qualsiasi altra, diciamo, chiarimento. Noi solitamente quando effettuiamo corsi e seminari di questo genere cerchiamo di effettuare un'offerta particolare anziché 375, 125, poi il collega potrà chiarirvi un attimino tutte le maggiori dettagli. Se non ci sono domande in merito alle tabelle millesimali, qualche caso particolare, vi passerei di nuovo la parola per concludere al giorno della qui. Grazie. Per concludere i saluti. Una domanda. Prego. No, vorrei chiedere se potete aggiungere altri parametri, al di fuori di quelli standard. Parametri nel senso di coefficienti? Altri coefficienti per cui io trovo altre situazioni particolari per cui io... Vado in questa sezione, vedete, sono divisi coefficienti per se ce l'hanno utilizzo, quindi coefficienti che si applicano all'intero volume oppure al singolo vano. Supponiamo che ho una necessità di inserire uno e l'altro. Semplicissimo, seleziono questo nodo qui, faccio nuovo, vedete, mi inserisce un nuovo coefficiente. Mi vado a cambiare il nome, mi vado a inserire i diversi valori che mi interessano, me li troverò già di default all'interno della sequenza. Posso distribuire mentre tu... Grazie, ingegnere, allora per le conclusioni il nostro presidente è andato sotto. Io vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio i relatori e ci vediamo prossimamente il fine ottobre per un altro seminario che avrà come titolo la certificazione energetica e risparmio energetico. Grazie. Allora, grazie Enzo, grazie ai relatori, presenza al concorso che tu dirigi regolarmente e crea queste occasioni di confronto più che di seminario, ma il confronto è sempre importante per le nostre attività. Io generalmente sono abituato per prassi a parlare per primo, oggi mi trovo al contrario a parlare per, alla fine con conclusioni. E però, durante l'ho assistito a tutto il seminario e mi sono reso conto, caro avvocato, che anche se io non ho fatto con l'amministratore condominio, ho fatto quel corso famoso che facesti tu qui, organizzassi con Mario nel 2001. Fui uno dei primi a fare questa cosa. E mi ricollego a che cosa? A qualche polemica che è nata con la categoria, non con gli iscritti di Avellino, per fortuna, almeno crede che non ce ne siano. Se qualcuno mi ha seguito sui social, su questi network che ci sono, su Facebook, eccetera, io avevo pubblicizzato questo seminario di oggi, come faccio sempre, come faccio nella mia abitudine, oltre a metterlo sul sito, a pubblicizzarlo. E qualcuno mi ha scritto: sono interessata, e la metto in sala, la saluto chiaramente per essere qui, e non è una geometra ma è una amministratrice di condominio, quindi significa che abbiamo colpito nel segno, abbiamo dato forse un servizio non solo agli studenti ma anche alla società e alla collettività, e questo è anche il nostro ruolo, caro Enzo. Qualche iscritto di qualche altro collegio che mi ha detto della campagna, purtroppo ahimè, che rappresento anch'io onestamente probabilmente, ha detto che era inutile fare dei seminari sull'amministratore di condominio perché sfidiamo la nostra professione come se noi fossimo etichettati solamente, mi chiedo scusa se qualcuno è interessato, però capisco che sono meno brillante dei relatori che mi hanno preceduto, però capirei un attimo di conclusione su queste
su questa tematica. Ha scritto appunto che non era giusto fare questa cosa perché sbagliavano la categoria, come se noi fossimo etichettati a fare topografia, catastro, est, progettazione, selezione e quant'altro, però facciamo solo quello che dobbiamo fare, non possiamo ampliare la nostra. Altri lo fanno, noi se lo facciamo, o meglio devono fare i commercialisti, cara Maria. E noi dobbiamo fare noi, ma non è questo, non vogliamo fare né concorrenza a nessuno, sono le nostre materie che già studiamo nei nostri corsi e li mettiamo a servizio. Non vogliamo diventare amministratori, cioè non è un problema, però già noi questo ambito lavoriamo. E allora se noi capiamo qual è la difficoltà dell'amministratore, possiamo rendere un servizio migliore se andiamo a fare una bella medesimale. Come si fa? Possiamo rendere un servizio. E se ci qualifichiamo, cari colleghi, facciamo bella figura anche con le categorie che stanno un attimino sopra di noi. Cosa che non abbiamo mai voluto fare, pensando di essere noi migliori, e ci hanno sorpassato su altre tematiche. E non voglio fare polemica, ma purtroppo, scusami lo scopo, ma è giusto che io intanto lo faccia, perché mi sento di guidare la categoria, mi piglio tutte sulle spalle e mi carico tutte le problematiche, cerco di dare risposte a tutti nelle varie sfaccettature che la categoria ha bisogno. Per cui ben vengano questi incontri per dare un servizio migliore, come dicevo prima. Perché no non dare l'opportunità a qualcuno che già lo fa? E io conosco tanti colleghi che fanno l'amministratore, caro Massimo, fanno l'amministratore e fanno reddito esclusivamente con questa attività, perché io ne abbiamo parecchi, Massimo lo conosce molto meglio di me. Quindi perché non dare la possibilità, l'opportunità a qualcuno? Se ci riesce lo farà, e poi ci potrà dire grazie anche al collega di aver fatto qualche corso e qualche seminario su queste tematiche. Se invece si prepara ad essere un bravo redattore di tabelle, tanto meglio, farà anche questo. E noi, il nostro piccolo, abbiamo, se fosse da questa giornata e dal corso che sarà disponibile a breve, credo, sulla piattaforma, uscirà un solo, e dico uno solo, che farà questo tipo di attività. Io il mio compito sono apposta con la mia coscienza, credo di aver fatto il mio compito presente, perché ho dato la possibilità a uno, a un giovane o a un'anziana, di aprire questa nuova attività, perché no? E fare eventi per pagare anche i benedetti contributi che si pagano. E allora io, nel concludere questo seminario, credo sia stato un approccio bellissimo alla materia. Se non fosse altro, siamo anche mediatori, no? Possiamo fare anche questo facendo un corso, facendo della preparazione, e perché no, entrando in condominio potremmo dare quell'apporto in questa maniera, essendo mediatori, dare quell'opportunità di lavorare, non solo, ma di fare quel giusto ruolo che la società ci chiama a fare, cioè quello di cercare di calmare le liti, far sì che si vada avanti, non si sprecano tempo e denaro, che è importante, specialmente in un momento di crisi come questo. E la riforma del condominio è venuta probabilmente a dare questo aiuto alla professione, perché si specializza una categoria, quella degli amministratori, ma non si specializza solamente quella categoria degli amministratori, penso si specializzano anche chi ruota intorno al condominio, e si possano trovare quelle occasioni anche di mediazione per dare un attimino di azienda, far diventare azienda anche il condominio, che alla fine è un'azienda, come dicevo la mia. Per cui io credo di dover concludere senza dilungarmi più tanto rispetto a questa materia. Credo che avremo altre opportunità di vederci nei mesi prossimi. In ottobre faremo, come già annunciato, un seminario sulla certificazione energetica. Stiamo organizzando, e questo lo sto facendo io, contenzioso tributario anche, e insieme agli altri ordini che faremo un seminario sul risparmio energetico, sugli interventi edilizi, e qui ritorno al condominio famoso.
SPAN 55, 65 e Centrodestra. Oggi, stamattina, o domattina, non so se qualcuno di voi l'ha visto, c'era il capo della protezione civile che ha annunciato appunto che ci sono nelle piazze d'Italia domani e domenica ci sono queste informative sul rischio sismico che ne abbiamo. E quanti condomini, caro avvocato, in provincia di Avellino, hanno il problema del rischio sismico, la vulnerabilità sismica che c'è? Perché molti dicono, vabbè, ma tanto è esistita l'80, figurati se non esiste. No. Noi sappiamo che le norme sono cambiate, non perché sono cambiate le norme, cambia il terremoto, il carico, perché eventualmente ha subito quel terremoto dell'80 è riuscito ad esistere, potrebbe subire un sisma anche di magnitudo inferiore e ci potrebbe creare problemi molto, molto più gravi. E noi eravamo, io penso che ne abbiamo altrettanti condomini in situazioni molto, molto fragili. Quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare anche queste soluzioni laddove si devono creare. Per cui non vi voglio rubare altro tempo, spero di essere stato conciso, preciso nell'esposizione e spero di trovarvi a fine ottobre per questi altri seminari. Grazie.